Ci siamo stavolta, non solo ci siamo perché iniziamo, ma perché questa volta si vota davvero e finalmente riusciamo a dare la parola ai cittadini rispetto a un processo di innovazione molto forte dal punto di vista amministrativo, che sta vedendo il territorio di Pesaro-Urbino tra i territori di maggiore avanguardia, diciamo, a livello nazionale. Lo schema di lavoro sul quale stiamo lavorando nel nostro territorio sta diventando gradualmente una proposta di legge nazionale, perché come ANCI, come sapete, seguo il tema delle riforme per l'ANCI nazionale e siamo in dirittura d'arrivo per un accordo con il governo rispetto ad una normativa che riorganizzerà complessivamente i comuni italiani. Questa normativa ricalca molto lo schema che nel nostro territorio stiamo portando avanti, cioè l'idea che l'esigenza di aggregare i comuni non è un'esigenza solo dei piccoli comuni, è un'esigenza di tutti i comuni italiani, perché non si possono svuotare le province così come si sta facendo, si arriverà ad ottobre all'abolizione, senza parallelamente rafforzare i comuni. Per rafforzare i comuni, le proposte che si stanno portando avanti sono due, meglio, la proposta è unica ma si basa su due pilastri. Il primo è quello di mettere insieme i comuni non per criterio demografico ma per bacino omogeneo. Come, diciamo, chi ha seguito questi temi sa, i piccoli comuni si sarebbero dovuti mettere insieme sotto i 5.000 abitanti in unioni dei comuni, mettendo insieme 9 funzioni. Questa è la legge in vigore. Abbiamo ottenuto la sospensiva per un anno proprio perché abbiamo convinto il governo a mettere in campo un nuovo criterio, il criterio è quello del bacino omogeneo. Entro la fine dell'anno tutte le realtà in Italia dovranno definire i bacini omogenei, i sindaci dovranno definire i bacini omogenei e i bacini omogenei diventeranno obbligatoriamente unioni dei comuni. Il bacino omogeneo del nostro territorio è Pesaro e i comuni della Val del Foglia, e quindi il lavoro che stiamo facendo dopo aver fatto l'unione dei comuni Pesaro, Gabice, Gradara e Monbaroccio, di allargare l'unione dei comuni insieme a Vallefoglia, Montelabate, Tavuglia e Monteciccardo, è un lavoro che anticipa una normativa nazionale che presumibilmente da qui alla fine dell'anno sarà approvata. Nell'unione dei comuni si dovranno gestire obbligatoriamente almeno 3 funzioni, perché l'Unione dei Comuni serve come luogo di collaborazione, quello che già noi stiamo facendo e che vorremmo fare anche con i comuni della Valle del Foglia. Dentro il bacino omogeneo, i comuni che volontariamente vogliono fondersi, si fondono attraverso la normativa esistente. Fusioni classiche, fusioni per incorporazione, passando ovviamente per il referendum e di conseguenza per il coinvolgimento dei cittadini e poi successivamente con legge regionale. Su questo tema quest'anno abbiamo già ottenuto a livello nazionale il raddoppio dei contributi. Come sapete, in legge di stabilità è stato raddoppiato il contributo per i comuni fusi e che si fonderanno, e l'obiettivo che ci siamo dati da qui alla fine dell'anno è ulteriormente incentivare sia dal punto di vista nazionale che regionale le fusioni dei comuni, che rimangono volontarie ma che andranno incentivate, e ulteriormente semplificate. Perché vi faccio questa premessa? Perché questo è il futuro. Chi pensa ancora che ogni comune possa star per conto suo è fuori dalla storia. Chi pensa ancora che i comuni possano agire come 20 anni fa, come se nel frattempo non è successo nulla, fa un danno ai cittadini di quel comune. Non garantisce le esigenze, gli interessi, le questioni che riguardano quel comune. E quindi il ragionamento che con Monbaroccio abbiamo portato avanti, voglio ringraziare il sindaco Vichi, tutti coloro a Monbaroccio, anche una parte della minoranza che ha sostenuto questo processo,
ovviamente le forze di maggioranza, i cittadini che hanno colto dall'inizio lo spirito positivo di questa iniziativa, perché noi stiamo dando ai nostri comuni una prospettiva che prima o poi tutti i comuni saranno costretti a darci. Io ritengo questa vicenda una vicenda molto importante, lasciatemelo dire, in particolar modo per Monbaroccio. Penso che questi mesi di assurda sospensione del referendum, perché c'è stato sospeso un referendum a 36 ore dal voto e il 17 di aprile facciamo lo stesso identico referendum, situazione del paradossale, ma questo giochino è già costato ai cittadini di Pesaro e Monbaroccio 2,5 milioni, bianchi sia chiaro, 2,5 milioni che avremo in meno nel bilancio per il sociale, per le politiche educative, per la cultura, certo, contributo di 2,5 milioni che noi avremmo efficientato immediatamente mettendo insieme i due bilanci. Quindi, grazie agli azzeccagarbugli, noi abbiamo già fatto perdere ai cittadini di Pesaro e Monbaroccio 2,5 milioni che non si troveranno nei bilanci comunali, che non andranno a sostenere i servizi sociali, dico queste tre perché sarebbero andati in parte corrente, non in conto capitale, i servizi sociali, i servizi educativi e le politiche culturali, o nel caso in cui ci fossero stati gli equilibri di bilancio possibili, addirittura ridurre le tasse. Quindi già ci hanno fatto un danno alle nostre comunità di 2,5 milioni. Se lo recuperiamo con il referendum del 17 aprile, ne abbiamo persi 2,5. Se non lo recuperiamo, ne abbiamo persi 20,5. Di soldi che invece di andare dal nostro territorio a Roma, vengono da Roma nel nostro territorio. Quindi di questo dobbiamo essere molto chiari. Secondo elemento che è successo in questi mesi. Molti dicevano, Ricci fa la fusione perché deve sbloccare i soldi del patto di stabilità e quindi non conviene a Monbaroccio ma conviene a Pesaro. Come forse vi sarete resi conto girando per la città, io quei soldi li ho sbloccati uguale. Noi facciamo nel 2016 30 milioni di investimenti, è un anno record. Nel 2017 stiamo lavorando per farne almeno 10, insomma tra i 10 e i 15 io spero almeno 10, e quindi noi avremo 2016-2017 nella città di Pesaro due anni record dal punto di vista degli investimenti. Per essere chiari, se non passa il sì, i 5 milioni che noi ci impegniamo, come ci eravamo impegnati, a fare a Monbaroccio di investimenti, sono risorse che il Comune di Pesaro investe nel Comune di Pesaro. Non so se è chiara la questione. Quando dico che oggi è molto più chiaro, sono molte più chiare i punti, lo dico perché oggi è un'operazione di grande innovazione amministrativa. Appunto, quindi quei 5 milioni che io qui oggi, firmando questa cosa, ribadisco che investiremo a Monbaroccio, il Comune di Pesaro, siccome il blocco del patto di stabilità ce l'ho uguale, li investo su Pesaro. Chiaro? Quindi, chi ci rimette è Monbaroccio. Non è che Pesaro ci rimette in termini di investimenti. Nella parte corrente il contributo lo rimettiamo entrambi, sia Pesaro che Monbaroccio, i 2 milioni all'anno per 10 anni. Nella parte degli investimenti, avendolo già sbloccato il patto di stabilità con l'accordo che abbiamo fatto col governo, se noi facciamo la fusione con Monbaroccio, del monte complessivo 40/45 milioni di investimenti in due anni, 5 milioni vanno a Monbaroccio. Se non c'è la fusione, quei 5 milioni lì ci sono uguale ma vanno a Pesaro. Quindi il vantaggio in termini di investimenti è tutto per Monbaroccio. 5 milioni di investimenti che Monbaroccio non farebbe in 30 anni probabilmente. 20 anni? In 20 anni. Quindi anche da questo punto di vista non tutti i mali vengono per nuocere. Il rinvio del referendum ha tolto un dubbio. Cioè il referendum non conviene a Pesaro, conviene innanzitutto, sicuramente per gli investimenti, a Monbaroccio. Io penso che questo sia l'elemento più importante perché
anche di serietà, no, fra di noi. Cioè, un conto che io mi impegno a investire 5 milioni di euro perché il referendum, la fusione mi consentiva di sbloccare i soldi, un conto che io oggi mi rimpegno a fare 5 milioni di investimenti nel momento in cui i soldi li ho già sbloccati. Cioè, ha una valenza politico-amministrativa, a mio parere, molto più forte rispetto al passato. Dopo sulle altre cose magari ci entri te, Angelo, sulle altre cose che di Bombaroccio, gli altri impegni che ci siamo dati, in modo tale che non diciamo più le stesse cose. Terza questione, qualsiasi altra fusione per Bombaroccio è meno conveniente, perché se fa una fusione con un altro piccolo, penso i due comuni più vicini, se fa una fusione con il comune di Montecicardo, fa una fusione tra piccoli che non ha effetto in termini di efficienza, di forza, di investimenti e via dicendo. Se la fa con Cartoceto, uguale, ma non sarà una fusione per incorporazione, una fusione normale, e quindi mettiamo insieme un comune di 2.000 abitanti con un comune di 7.000 abitanti, dove non c'è l'autonomia che invece nell'incorporazione viene mantenuta. Mi spiego meglio. Nella fusione per incorporazione il futuro dei monbaroccesi lo decidono i monbaroccesi, perché è prevista proprio dalla legge, noi l'abbiamo messa come modifica statutaria, il fatto che a Bombaroccio rimane il municipio. Ad oggi è il consiglio comunale, entro 3 mesi dall'istituzione del comune nuovo, del comune diciamo allargato, e verrà di nuovo eletto il municipio di Bombaroccio. Non ci potrà essere nessun provvedimento che la giunta comunale, il consiglio comunale prende, che riguardi Bombaroccio, che sia una scuola, che sia il Beato Sante, che sia una strada, che sia un impianto sportivo, che potrà essere approvato se non avrà avuto il parere favorevole dei monbaroccesi. E quindi il comune di Bombaroccio mantiene la massima autonomia decisionale possibile e quindi ottimizza il vantaggio di stare in un comune più grande, ottimizza la possibilità di fare investimenti che non farebbe neanche in 20 anni, e al tempo stesso mantiene la capacità decisionale, l'unica realtà del comune di Pesaro. Tant'è che qualcuno comincia a dire, ah, ma gli certo, è una fusione per incorporazione, il municipio di Bombaroccio ha molto più potere che un quartiere di Pesaro. Per essere chiari, prendo Villa Fastigi, che è considerato il quartiere più, diciamo, che conta di più a Pesaro. Se a Villa Fastigi, se noi facciamo una cosa a Villa Fastigi, il parere del consiglio è diciamo, non è vincolante, e quindi se non sono d'accordo noi possiamo andare avanti uguale. A Bombaroccio no, se non sono d'accordo quel provvedimento non può essere approvato dal consiglio comunale e dalla giunta comunale. E quindi, ripeto, vantaggio nella parte corrente gestionale dell'efficienza, vantaggio solo per Bombaroccio nella parte degli investimenti, autonomia decisionale, quindi per Bombaroccio è bingo, chiaro? Tant'è che qualche pesarese comincia a dire, ma ancora non sono d'accordo? Dice, i saranzarà, ok? Perché deve essere chiaro a tutti che ad oggi, mentre il 13 di dicembre il vantaggio era 50-50, ad oggi il vantaggio è 90-10 in termini di risorse, opportunità, cose da fare. Cioè 90 per Bombaroccio, 10 per Pesaro. Ma detto tutto questo, che serve soprattutto a togliere dalla nebbia un po' di stupidaggini che hanno raccontato, il patrimonio di Bombaroccio rimane a Bombaroccio. Non è che lo carichiamo nel carretto e lo portiamo da qualche parte, no? I dipendenti di Bombaroccio rimangono a Bombaroccio, anzi, dagli uffici di Bombaroccio potremo dare servizi a un'area collinare più ampia del comune di Pesaro. E quindi non è prevista nessuna discarica, la discarica è a Tavuglia, tra Babuccia e Tavuglia, non c'è nessuna discarica. Quindi, per dire le stupidaggini che sono state raccontate. Dopodiché uno può dire, bene, però l'identità.
Intanto la fusione per incorporazione e l'autonomia che ho detto è proprio per mantenere identità, perché Monbaroccio non sarà mai frazione di Pesaro, ma sarà municipio di Pesaro, con le differenze che prima vi ho spiegato. Però vi faccio questo esempio. Avete visto nel periodo natalizio la gente che è venuta, no? È venuta in gran parte per Candela Candelara, ma grazie a una bella idea, una bella collaborazione, nello stesso momento è stato fatto i mercatini di Natale anche a Monbaroccio, che è un centro storico straordinario, e noi abbiamo allestito la piazza e quindi è venuta una marea di gente, molti turisti, tantissimi turisti. Tra questi viene il sindaco di Bolzano, che va prima a Monbaroccio, poi mi viene a trovare a Pesaro. Andiamo a prendere il caffè e mi dice: ma Candelara è comune, vero? No, Candelara è comune di Pesaro. Dice: no, ma perché hanno una tale immagine e una tale forza mediatica, eccetera, che io pensavo che fosse comune. Dico: no, guarda, Candelara è Pesaro. Non è che non c'è la Proloco, non hanno amore per Candelara, è scomparso il nome Candelara, non lavorano sulla storia di Candelara. Tant'è che pensavano che fosse comune, autonomo, non comune di Pesaro. E poi mi dice: ma Monbaroccio non è comune di Pesaro? Era stato... No, Monbaroccio no. Cioè, una persona che veniva da fuori riteneva, paradossalmente, nonostante il grandissimo lavoro che la Proloco di Monbaroccio fa e tutti quelli di Monbaroccio fa, che tra i due quello che era comune era Candelara, in termini identitari. Allora, è evidente che questa storia dell'identità è un palliativo. Il modo migliore per rappresentare l'identità di un territorio è dargli futuro. Perché se tu ti tieni la bagnerina e perdi le opportunità, quel territorio non ha il futuro. E prima o poi Monbaroccio dovrà fonderci con qualcuno. Non è che diciamo Monbaroccio avrà la forza nei prossimi 30 anni di rimanere autonoma, forte. No, Monbaroccio nei prossimi, non 30 anni, nei prossimi pochi anni, così come tutti gli altri comuni, dovrà decidere qual è il ragionamento aggregativo che le conviene di più. E a mio parere non c'è un'aggregazione, una fusione migliore per Monbaroccio che quella che diamo, che quella che proponiamo, perché dà il massimo dei vantaggi e il massimo delle garanzie di autonomia. Quindi è un treno ovviamente che passa oggi. Dopodiché, chiudo, lascio la parola a Angelo. Io ritengo che sia una grande opportunità di innovazione, di riforma amministrativa. Spesso e volentieri parliamo di questo paese che non riesce a cambiare. Stavolta il cambiamento è nelle nostre mani, non è che dipende da qualcun altro. Se vogliamo cambiare, avere comuni più forti, efficienti, innovativi, si vota sì. Se pensiamo che i comuni debbano rimanere così per poi lamentarsi magari col sindaco di turno che non sono in grado di fare le cose, votiamo no. Io vorrei vedere uno che coraggio avrà dal 18 d'aprile in poi, se dovesse andare male il referendum, di andare da Vichi a dirgli che c'è da sistemare una buca, che c'è da sistemare una scuola, che c'è da sistemare l'impianto sportivo. Con che coraggio ci andranno? Sapendo qual è la situazione dei piccoli comuni e del comune di Monbaroccio in particolar modo. Con che coraggio andranno a chiedere di risolvere cose che tutti sanno che Vichi, un sindaco più importante, qui faccio fatica a dire, come si chiama quello di New York? Bloomberg. O Gigrobo, lo chiamavano Gigrobo, a Monbaroccio, se si ritrovano a Monbaroccio fanno quello che può fare Vichi. Perché i soldi sono quelli, le risorse sono quelle. Poi può mettere a posto una buca da una parte e non dall'altra, ma quello è. Quindi, questa è la vicenda. Io credo che noi dobbiamo lavorare per far vincere il sì. Ho già detto a Vichi che deve vincere il sì a Monbaroccio, perché sennò io non sono disponibile a fare la fusione, perché sarebbe secondo me a questo punto, siccome adesso è tutto chiaro, no? Non c'è più la democrazia, le forzature, non c'è più niente, anzi ci hanno fatto perdere 2,5 milioni di Azzeccagarbugli. Adesso bisogna che Monbaroccio vinca il sì. Se vincerà il sì, avremo fatto una grande operazione di innovazione, avremo dato una risposta concreta ai cittadini di questo territorio e sono convinto che successivamente avverrà altro. Faccio un esempio: se il bacino omogeneo è di 8 comuni e noi riusciamo a fare la fusione, dalle prossime settimane sarà un bacino omogeneo di 8 comuni che diventerà 7, ma il bacino omogeneo è quello.
Se in futuro Montecicario deciderà di aggregarsi a qualcuno, che sia Vallefoglia o che sia Pesaro, sarà 6. Se Gabice e Gradare un giorno decideranno, chissà, di fare una fusione, sarà 5. Ma quello comunque rimane il bacino omogeneo. E quindi il disegno è un disegno che rimane molto flessibile. E quindi se vincerà il sì, noi avremmo dato delle risposte, un comune più forte, investimenti che Monbarozzo si sogna, e avremo complessivamente dato un contributo di innovazione. Se vincerà il no, vorrà dire che continueremo a collaborare nell'Unione, ma il 95% delle cose che qui abbiamo scritto non si potrà fare. Angelo. Sì, evidentemente in una operazione di questo tipo ci crediamo non molto, ma molto molto di più, anche perché è l'unica situazione che ci consente di dare a Monbarozzo, tutto a Monbarozzo, non soltanto la parte del castello, una vita e una sostanza che oggi come oggi purtroppo non ha. Usciamo da una situazione nota a tutti, di difficoltà di tutti i comuni, Monbarozzo tra quelli, è una piccola realtà che ha un grandissimo territorio, comuni vicini al nostro, col quale tra l'altro siamo in unione, hanno il doppio o più del doppio della nostra popolazione, però con un territorio che è meno della metà. Il che significa che con risorse molto più basse dobbiamo far fronte a costi molto più alti. Questa realtà è chiaro che c'era nota ancora prima, 2 anni fa, quando siamo entrati a far parte di questa nuova amministrazione, ma naturalmente mettendoci poi le mani nei conti ci siamo resi conto che la situazione era non più difficile, ma ancora più difficile di quanto non ci fossimo immaginata. Ma non perché ce la siamo sognata noi, perché ci sono degli atti ufficiali che qualche volta purtroppo vengono dimenticati, ma ci sono e sono qua. Questi atti dicono, e lo dicono funzionari di quel comune che erano presenti allora e lo sono tuttora, dicono che, e mi faccio soltanto per non fare troppa, come dire, troppa dietrologia, ma atti di controllo sugli equilibri finanziari del comune di Monbarozzo dicevano, ripeto, sono atti pubblici indirizzati alla vecchia amministrazione come anche alla nuova amministrazione come dovuto per conoscenza, dove si diceva molto chiaramente, e lo leggo così evito di interpretare male le parole. Allora, alla data del 31 marzo 2014, le elezioni ci sono state nel maggio, quindi un paio di mesi dopo, situazioni di grave criticità tali da pregiudicare gli equilibri finanziari di bilancio e gli obiettivi inerenti il patto di stabilità interna. Verrà trasmessa identica comunicazione anche al sindaco che di lì a poco verrà nominato. In buona realtà si dice anche, ne consegue pertanto che a seguito di determinate, diciamo, operazioni, situazioni che il comune stava attraversando in quel momento, bisogna evitare la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario. Si parla di dissesto finanziario pochi mesi prima che questa giunta, questo sindaco fosse eletto. Quindi voglio dire, non è che siamo andati a trovare una situazione particolarmente buona. Poi leggo sui giornali che ci sono, come dire, racconti. Terbacco. Questo è il parere della ragioneria del comune di Monbarozzo. I responsabili di quel servizio erano presenti sia all'epoca della vecchia giunta come dell'attuale, quindi c'è una continuità. Questi stessi atti sono anche alla Corte dei Conti. Gli atti delle pubbliche amministrazioni non sono interpretabili, sono quello che c'è scritto. Abbiamo trovato un'amministrazione complicata, lo sapevamo prima di arrivarci, ci siamo resi conto, ripetevo già, l'ho detto anche prima, una situazione sicuramente più complessa di quella che potevamo ipotizzare, e ricordo e continuo a ripetere ai monbarocesi una frase che io non dimenticherò mai, che mi è stata detta dall'allora vice sindaco, che poi in realtà era il vero sindaco, perché lui sì era tutti i giorni in comune, il quale diceva: ci sarà una situazione da fare tremare i polsi, parole testuali, virgolettato.
Chiaramente ci siamo andati, abbiamo guardato i conti erano probabilmente peggio, non che non si fossero rispettati, intendiamoci, determinati accantonamenti, che non ci fossero stati oculatezze nel fare i bilanci. Il problema è che un comune di quella stazza, di quella portata, con quelle dimensioni, per le situazioni che malgrado tutto si erano comunque create, e non è il primo comune in difficoltà magari per operazioni che derivano da cose nate negli anni precedenti, se non si attrezzava chiudeva il giorno stesso in cui il sindaco, il nuovo sindaco, entrava in comune. Allora un amministratore, che peraltro, e questa va precisata, anche questa è una cosa che ho sempre detto, non ho mai avuto, per così dire, una carriera di tipo politico, non sono omologato a nessun partito politico, ragiono sempre e soltanto col buon senso, e quindi io faccio le cose che per il comune di Amabroccio ritengo che siano giuste, come cittadino soprattutto, e poi anche come sindaco, perché ho quella responsabilità. Facendo queste cose ho capito che soluzioni diverse rispetto a quelle che noi abbiamo prospettato non ne esistono, perché se ci fossero le prenderei sicuramente in esame. Si parla di fusioni addirittura con altri comuni. Ora, una di queste, che ormai è ridondante, non ho ben capito a quale titolo, è quella con il comune vicino di Cartoceto, col quale evidentemente non è che avremmo nessun tipo di problema. Se una fusione è utile la facciamo con chiunque, ammesso che sia utile, a maggior ragione magari se necessaria. Caso strano voi che, a parte il fatto che né Monbarosso né Cartoceto hanno mai avuto contatti a quel fine, ma mi risulta per esempio che Cartoceto non sta facendo nemmeno una fusione con dei comuni che con lui erano in un'unione e che, tutto considerato, avrebbe potuto farla se avesse voluto con altri comuni. No, gli altri tre comuni che erano in unione con lui se la faranno da soli. Mi riferisco a Montemaggiore, al Metauro, Serungarina e Saltara. Quindi se non vuol farla con i comuni che peraltro sono in un ambito omogeneo, che sarebbe giustamente quello che dicevamo prima, quello che a livello nazionale si sottolinea è importante che sia, a maggior ragione non capisco per quale motivo dovrebbe volerla fare, e comunque ripeto, non l'ha mai chiesta, con un bacino come il nostro che rispetto a loro omogeneo non è. Ma lasciamo perdere il fatto dell'omogeneità, ma queste eventuali ipotesi, che se ci fosse io la valuterei come qualunque altra ipotesi, queste devono fare gli amministratori, specialmente quelli che non sono orientati politicamente, che guardano il vero interesse di tutti. Voglio dire, come dire, il ritorno economico, che poi è quello che ci muove per queste situazioni, è che rispetto a una fusione eventualmente fatta con Cartoceto, lo stesso discorso vale per altri comuni limitrofi, che possono essere Montesicardo, possono essere Montelabate, quelli che noi vogliamo, in realtà il ritorno dal punto di vista dell'utilità finanziaria sarebbe palesemente, assurdamente ridicola rispetto a quello che invece è il beneficio che questo tipo di fusione per incorporazione dà al comune di Monbaroccio. Quindi se io ho una bilancia sulla quale metto vuoi benefici di natura economico-finanziaria, investimenti, servizi, vuoi, e non è sicuramente seconda perché è importantissima, direi forse più importante, quella di avere una propria autonomia elettiva, che come municipio, come abbiamo già detto, comunque non è che è l'ultimo a parlare, ma è l'ultimo a dire l'ultima parola, nel senso che è sì un parere preventivo, ma è anche vincolante. Non credo che esistano nella nostra regione situazioni di questo tipo, non mi risulta. Saremo noi la prima, insieme al nuovo comune, se le cose andranno per loro come io mi auguro che vadano per noi, il comune di Urbino e Tavoletto. E il fatto che non sia un fatto politico, ma un fatto di buon senso, è che non a caso anche a Urbino e Tavoletto si sono messi insieme due comuni per fare un atto di fusione per incorporazione, che rappresentano uno, politicamente parlando, il centrodestra, e l'altro il centro-sinistra. Quindi non è un motivo, diciamo, di convenienza, perché tutti quanti hanno la stessa tessera elettorale, pardon, politica o partitica, ma è perché è un fatto di conviene a tutti. Noi siamo una lista civica, ci sono all'interno della nostra realtà di Monbaroccio evidentemente partiti che si posizionano rispetto all'asse politico nazionale in modo diverso, però tutti hanno, come dire, è il modo di riscontrare che questa situazione, che questo patto che entrerà dentro lo statuto del nuovo comune di Pesaro, è un patto che da solo
è irripetibile rispetto ad altre realtà. Cioè non ci sono termini di confronto. Io ripeto, non so, anzi so perfettamente bene per quale motivo solo a Monbaroccio e non a, per esempio, non mi risulta a Tavoleto, tranne qualche piccolo così accenno di dissonante rispetto alla volontà dei due comuni. Da noi a Monbaroccio c'è stata e c'è tuttora, va riconosciuta, perché meno male, grazie a Dio, questa è la democrazia, ognuno deve esporre i propri principi, le proprie idee, dire le proprie ragioni, però rispetto a questo problema parliamoci chiaro, l'abbiamo letto, scritto, il problema non è l'atto in sé, cioè non è la convenienza o la non convenienza di questo accordo, il fare un comune più forte, più importante. Si va cercando in tutti i modi, ma voglio dire agli atti, chi ha letto minimamente i quotidiani e se ne è reso conto, qui il problema di fondo è uno. Rispetto a un problema di questa portata, che è sicuramente di portata storica, le persone che loro avrebbero voluto fare questo atto impediscono ad altri di farlo. Questo è negli atti. Che poi mi vengono a raccontare, o ci vengono a raccontare, che qui perdiamo l'identità storica, culturale, beh, io dico, il fatto si commenta da sé. Posso dire anche una cosa che può sembrare banale, voglio dire, Monbaroccio, che è un centro fantastico, io vengo da Pesaro ma sono andato ad abitare a Monbaroccio perché Monbaroccio è un centro bellissimo e io lo voglio valorizzare perché continuerò ad abitarci. Come me i cittadini di Monbaroccio hanno diritto di avere un territorio che sia valorizzato e non impoverito. Noi abbiamo trovato un centro che era sostanzialmente morto, ma non soltanto dal punto di vista, diciamo, di quelli che sono gli atti amministrativi. Chi ancora oggi fa un giro per Monbaroccio, e parlo della parte più nobile di Monbaroccio, non vede certamente un centro particolarmente, come dire, rivitalizzato nella parte più bella e più importante, che è il centro storico medievale. Ma per fare queste cose, che poi portano lavoro, portano l'indotto, portano turismo, portano vita, ci vogliono investimenti. Se non ci sono gli investimenti, ce la possiamo cantare e suonare, ma la sostanza è che quel povero centro ogni anno perderà di valore. Qualcuno dice, ah, perché Pesaro poi ci porta via tutto. Insomma, io non voglio commentare queste parole. Io penso che qualunque persona di buon senso e di qualunque parte politica possa immaginare che nessuno verrà a trasportare con qualche carrello i beni strutturali, territoriali, storici di Monbaroccio. Il contrario. E proprio, e questo è il nostro punto di vista, proprio perché con il comune di Pesaro, che è strutturato sicuramente in modo molto più significativo rispetto a un piccolo centro come Monbaroccio, che potremo avere delle occasioni che oggi come oggi e domani come domani non avremo mai come singolo comune. Non vogliamo perdere l'identità, tutt'altro. E poi quando parliamo di identità non dobbiamo neanche dimenticarci che la storia è storia e quindi non va soltanto letta a proprio uso e consumo. Se Monbaroccio è, diciamo, riconosciuta storicamente che ha un'importanza, una sua validità, una sua identità, non a caso lo dobbiamo tra l'altro al fatto che Guidobaldo del Monte, che è il personaggio storico più importante, non a caso, perché il territorio così è fatto, non veniva da Timbuktu, viene da Pesaro. La sede principale, l'abitazione principale di Guidobaldo del Monte, la sua residenza è a Pesaro, era a Pesaro. Dopodiché, giustamente, siccome il territorio non pone confini, a Monbaroccio ha creato una cosa bellissima ed è diventato sicuramente la memoria di Monbaroccio ed ha creato la rocca che oggi noi vediamo e che dobbiamo cercare di rivitalizzare con qualche investimento. Quindi non a caso, già 500 anni fa, nel 1500, Monbaroccio e Pesaro erano di fatto collegate, perché il personaggio di spicco di Pesaro è dato a valorizzare quello di Monbaroccio. Cioè questa è storia, questa è identità. Il resto è un modo, ripeto, abbastanza chiaro, non tanto per mettere in discussione gli accordi e i punti che sono secondo me qualificanti al 2000% di questo patto, è il fatto che si fa di tutto e di più per confondere in alcuni cittadini di Monbaroccio, creando confusione. Si vuole nascondere quella che è la realtà. A qualcuno sarebbe piaciuto portare avanti lui questo progetto, se lo fa Vichi politicamente hanno chiuso. Ma io ho sempre detto, e l'ho detto anche in quelle sedi in cui alcune di queste persone dell'opposizione erano presenti,
che io ho chiamato per ragionare insieme a me con il sindaco Matteo Ricci, per dire se un progetto è serio, se un progetto è valido, dobbiamo portarlo avanti noi di Monbaroccio, tutti, opposizione e maggioranza. Perché è un problema che non interessa solo Angelo Vicchi o Pinco Pallino, ma interessa tutta la comunità. E aggiungo due cose, poi lasciamo le domande. Allora, una è proprio questa che diceva Angelo. Non è un referendum né contro Ricci, né contro Vicchi, né politico. È un referendum per scegliere se rimanere così come si è, con tutti i limiti che abbiamo esposto, o cogliere questa grande opportunità di innovazione. Prima ho fatto una battuta, però voglio ribadire questo aspetto. Cioè, noi continuiamo in questa avventura e speriamo che vada bene e lavoriamo per questo, perché per me sarebbe veramente un grande onore poter rappresentare anche il Comune di Monbaroccio. Noi stiamo parlando di una delle realtà più belle della provincia, con una vocazione turistica e culturale molto forte, che si sposerebbe benissimo con l'attività che noi stiamo facendo, anche dal punto di vista turistico. C'è una vivacità molto importante, prima citavo la Proloco, ma non voglio dimenticare anche altre realtà che ci sono. E quindi, secondo me, potremmo fare anche molto dal punto di vista dello sviluppo economico complessivo. E quindi, insomma, ci tenevo a sottolineare questi due aspetti. Se stiamo al merito della questione, non c'è un motivo per dire no. Se politicizziamo o, come dire, personalizziamo o facciamo prevalere altri ragionamenti, è chiaro che rischiamo di perdere un'opportunità. Speriamo che così non sia, e soprattutto l'altra cosa che voglio dire, si vota anche a Pesaro, perché secondo me non è chiaro per i pesaresi che devono votare anche i pesaresi, quindi si vota sia a Pesaro che a Monbaroccio, non è che votano solo i cittadini di Monbaroccio. Siccome giustamente abbiamo la discussione è più su Monbaroccio, però si vota anche a Pesaro, quindi voteranno anche i pesaresi, quindi è importante partecipare per chi ritiene che questa opportunità sia una grande opportunità.